qui con Mister Gatti al termine di Sant'Angelo 3, Mariano 0. Mister, su un campo dove obiettivamente era molto difficile giocare, il Sant'Angelo è riuscito comunque a sfoderare una buona prestazione, una buona vittoria. Sì, è stata una partita, una vittoria di una squadra che oggi era matura in campo, sapevamo che l'avversario era un po' in difficoltà, ma non l'abbiamo sottovalutata, abbiamo cercato di aggredirli subito, a parte i primi 4-5 minuti iniziali che abbiamo un po' tentennato, poi abbiamo avuto subito una grande palla gol su un vaglio, abbiamo una seconda palla gol su un buon centro, siamo passati in vantaggio, l'abbiamo amministrata anche abbastanza bene, nel secondo tempo l'abbiamo chiusa. Credo che la squadra ha fatto una buona partita. Siamo alla quarta vittoria consecutiva e manteniamo, insomma, inseguiamo le squadre che sono in testa. Ma cos'è cambiato dopo la sconfitta di Pontelambro, che diciamo un po' è stato il momento dello switch? È cambiato qualcosa a livello di testa? È cambiato qualcosa a livello di campo? Ma non è cambiato molto. Arrivavamo da 4 vittorie consecutive anche prima di quella partita, pertanto non è cambiato tantissimo. Era anche la quinta partita in 15 giorni, ma soprattutto c'era stato quel problemino il mercoledì che avevamo vinto 2-1 in 10 contro 11 facendo grande fatica, poi c'è stato quel problemino sul tesseramento del giocatore, nello spogliatoio si è un po' sentito, ma siamo partiti bene anche quella partita, dopo 5 minuti eravamo già in vantaggio, potevamo fare il secondo, probabilmente subito il pareggio abbiamo avuto un calo deciso e ci è costato caro perché loro ci hanno fatto meritatamente 3 gol. Dicevamo 4 vittorie consecutive, adesso arrivano le ultime 5 di andata con 5 partite molto molto complicate, contro le squadre di testa diciamo. Sì, partite, arrivano tutte partite difficili e complicate, siamo qui per questo, vedremo di viverle al 100% ogni partita, pensando soltanto al presente, a stare bene, a non avere infortuni, oggi speriamo che il portiere non sia niente di grave. E niente, valuteremo partita dopo partita, cercheremo di viverla al massimo. Intanto teniamoci questi 28 punti che abbiamo fatto fino adesso, ah no scusa, 25 perché 3 sono stati penalizzati, però in 12 partite è un bel bottino. Complimenti. Grazie a voi. Siamo qui con il Papu Gomez, autore del gol dell'1-0 del Sant'Angelo sul Mariano. Papu, sei contento per questa vittoria, per il gol? Sono contentissimo, fanno una grande lotta con la squadra, e il gol è la vittoria. L'unica cosa più importante è che ogni domenica cerchiamo di fare 3 punti. Per noi ogni domenica è un finale. Sei un giocatore che di solito è abituato, insomma, a legnare in campo, però adesso ci hai preso gusto, assist domenica scorsa, gol oggi, quindi ci dobbiamo abituare anche a queste cose. Ogni tanto ci sta, perché ormai gli arbitri ogni volta che cosa ha fatto, cartellini. No, a posto così, a complimenti. A posto, sì, grande. Colovai, autore del gol del 3-0 del Sant'Angelo sul Mariano Calcio, anche se sul fischio finale la gioia del gol è sempre qualcosa di speciale. Sì, ovviamente era importante per me avere una continuità nel gol, per fortuna è arrivato anche al 90esimo, importante vittoria, su un campo difficile contro una squadra che comunque non era da sottovalutare, e sono molto contento. Vincere aiuta a vincere, quarta vittoria consecutiva dopo la sconfitta di Pontelambro e anche oggi senza subire gol, è molto importante questo. Sì, stiamo avendo continuità in tutti gli aspetti, come squadra, come attacco, come difesa, siamo diciamo più gruppo, diciamo che la sconfitta di Pontelambro ci ha aiutato, ha fatto pensare a che cosa dovevamo migliorare e ci stiamo riuscendo bene. Complimenti. Grazie. E alla prossima. Grazie.